dal 13 al 16 settembre 2017 al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze si terrà la seconda edizione del convegno Arti e, lo leggo in inglese come doveroso, Arts and Humanities Conference. È la seconda conferenza, la prima si è tenuta lo scorso anno a Venezia, all'Università di Venezia, la seconda si tiene nel capoluogo toscano, è promossa dall'ISES, cioè l'International Institute of Social and Economic Sciences, bene, che ha sede a Praga. Insieme a me c'è il professor Robert Holman, che è docente alla Facoltà di Economia dell'Università di Praga, che è il promotore di questa seconda conferenza. Poi ci sono altri ospiti che ovviamente vi presenteremo. Insomma, a noi c'è Bijan Sadat, che i nostri telespettatori ben conoscono, è un artista, un intellettuale fiorentino, perché ormai vive nella nostra città da tanti anni. E plurilaureato, credo abbia battuto il record mondiale di lauree, ma ce lo dirà lui nel suo intervento. Oggi ci ha convocato per l'anteprima alla stampa della manifestazione che, come detto, si svolgerà nei giorni 13, 14, 15 e 16 settembre al Grand Hotel Mediterraneo. E fra gli ospiti c'è anche un famoso artista iraniano, ma ormai residente e attivo artisticamente negli Stati Uniti, che presentiamo in anteprima per gli spettatori di Incontri con l'Arte. Vorrei che il professor Holman, con l'aiuto di Bijat, ci riassumesse quali saranno i temi che uniranno arte e umanità in questi interventi che sono programmati nei prossimi giorni. It's only on the, you should speak about the program, and this is what it is, and I translate it in Italian. Okay. So this is the second Arts and Humanities Conference that we organized. The first one was last year in Venice, and that time we were happy to persuade Kamran Kavarani, who is a famous painter, to come to the conference as a keynote speaker. This time also he agreed to come and speak to the researchers of this conference, and so the conference is dedicated to arts and humanities disciplines. To the purpose of the conference is to bring together researchers who are specialized in arts disciplines and humanities disciplines, and as I said, we are happy to again have Kamran Kavarani here as a keynote speaker and personality of this conference. Thank you. Se mi aiuta la memoria, quello che ha detto loro praticamente ha detto anche il dottor Fabrizio Borghini, che questa è la seconda conferenza che viene fatta da questo istituto, che comincia da Praga in Repubblica Ceca, e la prima è stata a Venezia e questa è la seconda. Praticamente ci sono gli speaker come Kamran Kavarani, che appunto è famoso in America, ma anche ora in Italia, perché è la seconda volta che viene a Firenze. Dunque questa conferenza è accompagnata anche da due altri professori che vengono dall'Università di California e l'Università di New York, perciò State University of New York, che praticamente viene rappresentato, e loro faranno vedere come la sua arte può influenzare la gente in l'umanità. Bene, grazie, io ringrazio nuovamente il professor Robert Holman. E il prossimo intervento sarà della professoressa Mosaiani dell'Università Statale di New York. Lei terrà una lezione, farà un intervento. Possiamo sintetizzare qual è il suo intervento sul tema arte e arte per l'umanità. I have a presentation about my research on Dr. Kavarani's paintings, and we have found in three different very strong research that his paintings have effect on people's mind and psyche, and they feel better after watching it. So we've looked at it from very different perspectives, and I'm presenting that, the summary of that research, at this conference, and then I want to apply that for the use in healthcare establishments. Io vengo appunto a presentare i quadri di dottor Kavarani, che
ha effetto benefico sulla gente e sui malati praticamente, e abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo fatto anche pubblicare qualche rivista in nostra ricerca, e allora presentiamo lui come un artista che ha questo potere. Ospite d'onore alla manifestazione, l'artista d'origine iraniana ma ormai statunitense perché da tantissimi anni vive a Los Angeles in California, il maestro Kamran Kavarani. Bijat ha dedicato a questo importante artista internazionale un articolo molto corposo, sono tre ampie pagine con la riproduzione di molte opere dell'artista che noi vi proponiamo anche in insert durante l'intervista, proprio in previsione del suo arrivo a Firenze per questo importante convegno. Questo articolo lo troverete nel numero di settembre del mensile La Toscana, che è in distribuzione da qualche giorno. Allora, intanto, maestro, il tema del suo intervento sarà: What is art? What is person art? Art for a new consciousness? Art for a new humanity? Ovvero, cos'è arte? Cos'è person art? Arte per un nuovo sapere, arte per una nuova umanità. Ovviamente chiediamo al maestro di essere sintetico perché l'intervento da lui previsto durante la conferenza avrà una lunga durata, inizierà alle 12.50 per finire alle 14.00, quindi capirete che è impossibile un intervento di un'ora e dieci sintetizzarlo e sintetizzare soprattutto dei concetti così importanti e profondi in pochissimi minuti, ma noi chiediamo al maestro di riuscire a fare questo piccolo grande miracolo. I believe that art is dead and remain dead because Socrates says that if we don't know fast, we don't know slow. So we have to know a meaning in order, opposite of a meaning, to know that meaning. So we have to know what is the, if art we believe that has meaning, we have to know what is the opposite of art to know what is the meaning of art. And then if you ask what is the opposite of art, there is not a word for it. So art is meaningless. Ecco, cita il Socrate, dice quando noi diciamo veloce dobbiamo sapere che cos'è l'incontro, cioè opposito di, cioè opposite, cioè la differenza tra un diciamo fast, cioè forte e veloce e slow. Dunque, allora il contrario dell'arte non si sa che cosa è. Ecco, perciò io voglio un po' sintetizzare che cosa vuol dire arte dal suo punto di vista per trovare una sintesi, perché questa è tesi, poi sarà antitesi e poi sarà, cioè, ci sarà anche una sintesi di questo. What is person art? Person art is the word for opposite of art. If you go to a museum and you see a guy put his poo-poo in a can and call it Shed Akhtiz numero 25, you say, is this art? You can say, no, it is person art. So person art is a name opposite of art. Dunque, cita, diciamo così, che come domanda che cosa è personal art, dice che opposto dell'arte è personal. E chi mette il suo, diciamo, fece in un barattolo e poi dice questa è arte, per me è un po', diciamo così, imbarazzante quelle palle di Manzoni. Allora, noi abbiamo, e lo stiamo proponendo in insert agli telespettatori, anche un ponderoso volume che un notissimo critico statunitense, professor Albert Boehm, ha dedicato all'opera del maestro. È un volume ponderoso, ovviamente vi possiamo proporre solo uno stralcio delle opere riprodotte, per i testi ovviamente bisognerà attingere, credo, a internet o altri mezzi che consentano l'approfondimento. Abbiamo anche un altro esperto dell'arte del maestro, vorremmo che intervenisse qua e che si presentasse ai nostri telespettatori. Il professor Vittor Sagalowski è dell'Università delle UEI, è qua per parlare della figura del maestro Kamran Kavarani, e anche a lui chiediamo, magari in sintesi, di far sapere ai nostri telespettatori qual è lo spessore artistico del maestro. What's the art of the Kavarani and what is the essence, I mean, what's the height important of the his from your point of view? Dr. Kavarani is the inventor of a new genre of artwork called
abstract romanticism. Can I speak this? Yeah. So abstract romanticism is a new form of painting, right? So we've been studying this painting for over 5 years, and its healing meditative benefit that we've been able to quantify, that we can see how viewing this painting, and we'll describe what mechanism happens in the physiology that affects you to help a healing process when viewing abstract romanticism. Okay. Lui è praticamente il padre di un nuovo stile che si chiama romanticismo astratto. Questo è stato coniato da un grande professore che citate anche il dottor Fabrizio Borghini, che è uno dei professori più importanti di UCLA, l'Università di California a Los Angeles. Appunto, lui studia l'effetto benefico che ha questo artista sui malati, su tutto quello che è il psico dell'uomo, e che fa, che cosa fa. E hanno fatto degli studi scientifici, che lui appunto è portatore di questa novità. Bene, allora noi speriamo di aver trasmesso, anche se lavoriamo in condizioni ambientali un po' precarie, di aver trasmesso ai telespettatori la importanza di una presenza come quella del maestro Kamran Kavarani a Firenze per questi 3 giorni, cioè dal 13 al 16 settembre 2017, quando è stato l'ospite d'onore del convegno promosso dall'ISES al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze sul rapporto fra l'arte e l'umanità.